Allora, mister Oliva, una domenica purtroppo negativa da archiviare in fretta, risultato parla chiaro, 6-0, l'occasione di varia all'inizio e poi si è spenta la luce, diciamo. Sì, no, non siamo entrati in campo, loro sono, lo sapevamo che così come si sono presentati oggi in campo rispetto alle ultime domeniche sono un'altra squadra, sappiamo che se recuperano 4-5 giocatori questa è una squadra costruita per star nelle prime e l'hanno dimostrato, poi noi gli abbiamo dato una mano perché non abbiamo giocato, quindi capita, resettiamo, ripartiamo con grande tranquillità e serenità, non abbiamo, noi non dovevamo vincere il campionato, nell'obiettivo è salvarci, dalle ultime il punteggio è rimasto invariato, per cui spiace, chiediamo scusa alla società, chiediamo io personalmente perché gli errori sono principalmente i miei e ripartiamo con grande serenità. Complimenti a loro, sono stati una squadra fortissima. Ha cercato di cambiare qualcosina a metà primo tempo con un po' di sostituzioni, non è servito però per ritrovare quella scintilla, anche perché la Vadese era già su 4-0. Più che scintilla era proprio per non mettere in difficoltà giocatori che in quel momento mi sembravano più in difficoltà, quindi è una scelta quasi cautelativa verso i miei ragazzi, c'è chi l'ha capito, chi l'ha capito meno, ma non è un problema, avremo modo per parlare d'allenamento e per spiegare se sarà il caso di spiegare, ma resta il fatto che è una prestazione negativa, la prima dell'anno purtroppo, proprio negativa da non entrare in campo, la prima dell'anno, peccato che sia l'ultima prima delle feste, non passiamo delle buone feste, ma va bene, ci può stare. Ecco, adesso 15-20 giorni per poter lavorare, in vista del nuovo anno che cosa ti aspetti? Mi aspetto continuità, cioè mi aspetto di non ricadere nelle prestazioni come quelle di oggi, mi aspetto di vedere la squadra che ho visto fino a domenica scorsa, sia che vinca piuttosto che perda. Domenica abbiamo giocato contro, secondo me, la squadra più forte, una delle più forti di questo campionato, e fino all'87esimo siamo stati 2-1 per loro e in partita. Questo dobbiamo fare, lottare con tutti, poi se sono più forti gli facciamo i complimenti. Però oggi, oltre a essere più forti, hanno giocato praticamente un 11 contro 0 e questo non va bene, ma la responsabilità è mia, non dei ragazzi. We'll be right back.